straordinario. E allora vediamo il match così come si gioca. Questo è un match straordinario. Il pallone, pallone arriva a Borini ancora. Lo va a recuperare l'Axalt, lo recupera il pallone, lo tira il numero 42 di Avalà, che poi lo va a recuperare subito Donnarumma. Veramente una partita straordinaria. 54esimo e 10 secondi, Milan 2 Napoli 0, occasionissima poco fa ancora per il Napoli. Napoli sta per segnare il 2-1, però prima para in precedenza Musacchio, adesso ha parato Donnarumma. Veramente difficile per il Napoli, per il Napoli questa partita è difficilissima. Ancora un qualcosa di pallone per Donnarumma. E allora è un E allora seguiamo la partita molto molto bella. Il tiro, il pallone va per il numero 42 di Avarà. Ancora un ottimo pallone. E va arriva il pallone all'altra parte, lo va a recuperare proprio Ignazio Abate, che deve spazzare via il pallone. Adesso arriva al numero 19 Maximovic, che va da Meret. E allora Meret veramente è un gran giocatore, un gran portiere. Mette, però poi sbaglia, regala il pallone al Milan. Il pallone era per Paquetà. E allora lo Meret da un compagno. Il pallone per Malquit lo dà al numero 19 Maximovic. Il pallone a Maximovic viene sbagliato, ancora Bakayoko, e il pallone per il numero 19 Piatek, fermato contro due. Qui era difficilissimo, il pallone lo va a recuperare il giocatore numero 8, Fabian Ruiz. Ancora il pallone, c'è un non c'è fallo, non abbiamo visto il fallo. Adesso sì, lo dà l'arbitro, che è il signor Giacome, il signor Giacomelli. E allora vediamo, questa è una partita interessante, veramente. Veramente questa partita. Attendiamo tanto, tantissime cose. Allora, il pallone che viene messo in rimesso con le mani, sul tiro di Borini da Malquette, quindi rimesso con le mani in favore del Milan. E allora vediamo adesso che c'è l'Axalt. E allora vedremo un qualcosina di più. Vediamo. Allora, vediamo qualcosa. Vediamo che adesso ci prova il Milan, ma Mare Fatsigulam mette il pallone in calcio d'angolo. Fatsigulam. E allora vedremo. E allora c'è il pallone. Vediamo ancora il tiro che viene spazzato via proprio da Koulibaly. Allora il pallone schiaramente proprio sul fondo. C'è Borini che si tocca un attimo il piede, sì, piede sinistro. Adesso entra Dries Mertens al posto, mi sembra, di Arca, no, di Avarà. Quindi esce di Avarà, entra Dries Mertens, quindi cambia proprio l'espressione. Il Milan cambia proprio, il Napoli vuole cambiare espressione. Due cambi ha fatto proprio il Napoli. Vedremo poi cosa succederà, gentilissimi radio ascoltatori. E allora vediamo una partita che
che così che se la vuole giocare. Allora il Milan vuole andare ancora, il Milan vuole andare, ma il Napoli arriva il pallone, il numero 8 Fabian Ruiz ancora deve dare il pallone a Malquetta, Malquetta dà il pallone a un compagno, sbaglia e dà il pallone al numero 11 Borini, ancora va il pallone per il numero 13 Romagnoli, ancora il pallone va a Bagheco e parte subito il Milan. Malquit, tanto c'è il fallo di Malquit che ha messo a terra Bakayoko, intanto è la, questa sera la vittima preferita è Bakayoko, rivediamo che cosa ha fatto. Ah, ma il fallo l'ha fatto, forse non si era accorto, ma l'arbitro ha visto che c'era stato fallo, l'ha fischiato Giacomelli e ha detto che c'era il fallo. Intanto partite di Coppa Italia, Fiorentina-Roma era 7:30, poi spostata alle 18:15, Atalanta-Juventus sempre domani alle 20:45, Inter-Lazio il 31-21, esce Fabio Borini ed entra Çalhanoğlu, quindi cambio nelle file del Milan, quindi primo cambio, uscito Borini, è entrato Çalhanoğlu. L'ultima partita è giovedì 31 alle ore 21, Inter-Lazio. Allora il 31 ricordiamo ultimo giorno di mercato, saremo in diretta saremo in diretta tutta la giornata, avremo collegamenti dall'hotel Leonardo da Vinci di Milano, avremo una serie di collegamenti da lì, poi tutte le notizie le ho anche tutte l'ultima ora. Allora il Napoli che deve spazzare via il pallone, lo spazza via Koulibaly, Koulibaly che poi recupera il Milan, che poi sbaglia, lo ha recuperato Pacheco, poi sbaglia il Milan, poi sbaglia il Napoli, allora va Paquetà, parte Paquetà, dà il pallone per Piontek e il pallone lo recupera Donnarumma. Meret, il pallone per il numero 11 Onas, ancora Onas, dà il pallone a Milik, Donnarumma, ancora Donnarumma, che pare 61esimo minuto e 10 secondi, Milan 2, Napoli 0, Milik ci ha provato Arkadiusz Milik, però ha parato subito Donnarumma, veramente, intanto sono... stanno molti persone importanti a vedere questa partita, una partita davvero straordinaria, stiamo per assistere a una di quelle partite magnifiche. Allora vedremo il pallone per è stato messo fuori da Koulibaly e allora vediamo, c'è rimessa in favore del Milan, intanto il Milan si preparerà poi a effettuare qualche altro cambio, vediamo, siamo nella nostra postazione, stanno riscaldando anche altri, anche se sta riscaldando Bertolacci, Calabria stanno riscaldando, vediamo la nostra postazione. Ancora il pallone, c'è una nuova rimessa con le mani per il Milan, va Ignazio Abate questa volta, va Abate, allora il pallone per che sia ancora è stato rimpallato su Piontek il tiro, e allora c'è anche Mancini a vedere questa partita, e allora Roberto Mancini che si gode questo incontro, allora un incontro molto interessante, pallone va a Romagnoli c'ha vicino Laxalte, lo serve ancora Laxalte deve tornare proprio indietro, e allora molto indietro deve tornare Laxalte, no perché deve spazza via il pallone, rimane in campo, lo prende il numero 19 Maximovic, ancora il pallone per il numero 20 Zielinski, ancora va dall'altra parte per il pallone per Onas, ancora Zielinski,
Zielinski, il pallone serve per Malco, serve il pallone Ruiz che era libero, poi c'è il pallone al numero 11 Onas, ancora Onas, il pallone messo in calcio angolo numero 39 Paqueta, insomma Dries Mertens dalla bandierina. Allora vedremo, vediamo gli ultimi minuti cosa succederà proprio nel Napoli. Vediamo gli ultimi minuti, mancano 26 minuti 26 minuti alla fine della partita. Il calcio angolo viene battuto dal Napoli, ancora il cross, Donnarumma, mamma mia, bravo Donnarumma, ma c'è Paqueta a terra. Allora dovranno entrare di nuovo, vediamo, forse ci sarà qualcosa, rivediamo, non capiamo. Allora il pallone comunque non è entrato, se no avrebbe segnato la goal line technology, no, non è entrato, però hanno forse stato un fallo su Paqueta, vediamo. No, non è stato gol, quindi e allora intanto che a terra c'è Paqueta, andiamo a vedere intanto a stretta di mano tra me e Arcadius Mini che Donnarumma si è rialzato, Paqueta batte Donnarumma, quella bellissima stretta di mano. Intanto vediamo un Milan che si sta ritrovando pian piano, si troverà pian piano. Peccato che il Milan non è in praticamente in Europa League, non c'è il Milan. Beh, allora ci sarà la Lazio che affronterà il Siviglia, l'Inter che affronterà il Rapid Vienna, e il Napoli affronterà il Zurigo. Quindi va in trasferta l'Inter contro il Rapid Vienna, il Zurigo contro il Napoli. E allora vi diamo ancora approfondimenti più avanti nel corso dei giorni, quando rinizierà proprio l'Europa League. E allora vediamo qual cosina di più per il Napoli. Vediamo adesso che cosa succede. Allora, un Napoli che vuole fare qualcosina di più. Vedremo adesso che cosa succederà in... E allora... Ancora il pallone in mezzo recuperato da Lorenzo Insigne. Ancora c'è il pallone, poi viene spazzato via. E allora vedremo poi che cosa succede. Allora vediamo un qualcosa di interessante. E allora attenderemo un qualcosa di più interessante. E allora si vedrà sempre di più. E allora vedremo. Adesso succede, il pallone viene messo in mezzo, spazzato via dall'Axalt, un pallone interessante, vediamo sempre di più. E allora è un qualcosa di interessante. Allora vedremo. Allora vediamo che cosa succede per il momento. È una partita interessante. E allora
Vediamo. Vediamo adesso in questo istante come va a rigiocare il Milan. Vedremo a attaccare sempre di più. Allora il Milan ci prova. Però sempre di più. Il Milan che ci vuole provare, vedremo poi che cosa succederà intanto in questa partita. Vedremo poi adesso chi riuscirà a mettere il pallone in rimessa con le mani. C'è la rimessa proprio, c'è intanto sembrava rimessa, poi c'è il fallo di Fuzigu, il fallo su Fuzigullam. Proprio da Castiglieco, e allora c'è si è fermato l'arbitro, ha deciso il calcio di punizione in favore del Napoli che ha 20 minuti e 20 minuti e 50 e 40 secondi alla fine della partita. Conduce sempre il Milan per 2-0, ha segnato doppietta di Paquetà. Allora il pallone in mezzo, spazza via Musacchio, ancora il Milan che difende, il Napoli che ci prova. Onas, ancora il Onas contro Paquetà, Onas contro Paquetà. Rimessa con le mani in favore del Milan. Allora si riprenderà proprio con qualcosa di più. Ancora il Milan vuole ripartire, ma spazza via il pallone Kalidou Koulibaly. Il pallone arriva proprio al numero di Çalhanoğlu. Ancora c'è fallo, intanto ai danni di Çalhanoğlu, proprio dal numero 11 Onas. E allora andremo a seguire una partita. Allora qualcosa di più. E allora vedremo qualcosa di più, che cosa succederà. Allora c'è un pallone interessante, il Napoli che lo deve gestire in questo momento. E allora vediamo che deve fare il Napoli. È una partita davvero straordinaria, davvero interessante. Il Milan che sta vincendo per 2-0, siamo al 72esimo e 40 secondi, Milan 2, Napoli 0. Questo secondo tempo si sta vedendo di più, in questo secondo tempo di tutto si sta vedendo in questo secondo tempo. Vedremo poi che cosa succederà. Allora il pallone per il numero 31 Gullam, il pallone viene dato a Mario, a Fabian Ruiz. Il pallone numero 2 per Malquet, ancora Fabian Ruiz, Malquet, ancora il pallone di Malquet,
che va per il numero 19 Maximovic per Khalid Koulibaly. Ancora il pallone per Zielinski, ancora Zielinski, ancora il pallone Zielinski in mezzo, va dall'altra parte per il numero 11 Unas, ancora in mezzo, mamma mia, Romagnoli, grandissimo parata di Romagnoli. Vedremo. C'è Mario Fabian Ruiz, dai pallone a Marquette il tiro. Mamma mia, è stato intanto il fallo su Kessima Milik. Aveva avuto un'occasione clamorosa Arkadiusz Melik. Un'azione più che clamorosa, veramente. E allora c'era stato il fallo sul numero 93, Laxalt. E allora bisogna capire adesso che cosa succederà, gentilissimi radioascoltatori. Vedremo poi che cosa succederà. Adesso c'è un qualcosa di più interessante. E allora vedremo se il Napoli, riuscirà ad andare in gol. Vedremo poi cosa c'era il pallone. Il pallone viene spazzato via da Musacchio. E allora vedremo poi che cosa succederà. Gentili ascoltatori, sempre 1, sempre 2-0 per il Milan. Intanto il Napoli c'è Marquette, c'è il tiro che è stato messo in rimessa con le mani proprio da Musacchio. E allora il Napoli che già ha battuto, si è messo con le mani, il pallone viene recuperato da Malquit, poi sbaglia Malquit, dà il pallone al numero 19 Piontek. Allora il pallone viene recuperato dal giocatore Onas. C'è ancora un pallone, ancora speranze per il Napoli. Mancano per l'esattezza 11 minuti. Mancano per l'esattezza, scusa, 14 minuti e 50 secondi alla fine della partita, più eventuale recupero. Intanto è il pallone per Fabian Ruiz, il pallone di Maximovic. Maximovic si va a Khalid Koulibaly, la Khalid Koulibaly si va dall'altra parte, proprio per Onas. Ancora il pallone per Pietro Zielinski, ancora Zielinski, il pallone è dato a Onas, il pallone in mezzo. Spazza via proprio Romagnoli il tiro, murato il tiro di Insigne. C'è rimessa con le mani in favore del Milan, veramente qualcosa di interessante. E allora vedremo che cosa succederà. Il pallone è per il numero 8 Fabian Ruiz, si arriva dall'altra parte per Onas, ancora fermato dal numero 93 Laxalt con un fallo, e l'arbitro dice che c'è il calcio di punizione in favore del Napoli. Allora il Napoli sta giocando molto molto bene. Vedremo poi che cosa succederà. Vediamo in questo istante. E allora vedremo un giocatore in barriera, il numero 10 Calhanoglu. E allora vediamo, ma Insigne va Onas, vediamo chi di due andrà a battere il calcio di punizione. Ah, Insigne, pallonino in mezzo! Mamma mia, Arkadiusz Melek! Servito da Lorenzo Insigne, poteva andare al gol! Mamma mia! Era proprio un errore, mamma mia, di Arkadiusz Melek. E allora, mamma mia! E allora è pronto il secondo cambio.
nelle file della Milan, sta per uscire tra tutti gli applausi il giocatore doppietta del Milan, Piontek, con due splendidi contropiedi, con due assist straordinari, l'assist bellissimo di Laxalt ex Genoa e poi di Paquetà ex Flamengo. È entrato Patrick Cutrone al suo posto, siamo al 78esimo e 50 secondi, tra poco entriamo negli ultimi 11 minuti di partita. Allora vediamo, e allora un qualcosa di interessante, vediamo il pallone, c'è il fallo sul numero 39, Paquetà, e allora si prenderà con un calcio di punizione in favore del Milan. Tutti è stato abbattuto il 5 proprio il giocatore del il grande giocatore Piontek, che ha fatto la doppietta. Il Napoli non sta facendo nulla, intanto siamo a 11 minuti e 30 secondi mancano alla fine della partita e poi vedremo che cosa succederà. Intanto il Milan che sta vincendo per 2-0 su due segnali da Piontek, un Milan che deve continuare a giocare così, un Milan sempre anche nella stagione, perché veramente così può andare fino in fondo. E allora il pallone per Abate, che va a rimetterla con le mani, sempre lui ha rimesso con le mani, lui per il Milan, Fuzzigulam per il Napoli, ancora recupera il pallone nel Napoli, poi il numero 20 recupera Zielinski, ancora Zielinski deve spazzare via, allora va a ripartire il Napoli, lo riparte con un ass che sbaglia, un ass veramente lo sbaglia, vedremo poi che cosa succederà. Il pallone va a Maximosi, va a Khalidou Koulibaly, il pallone Khalidou Koulibaly, allora è un qualcosa di interessante, il pallone per Dries Mertens viene servito in questo istante, pallone in mezzo era per Arkadiusz Melek, che poi non ci arriva. Arkadiusz Melek, viene rimesso il pallone fuori da un compagno, da Musacchio, già battuto e rimesso con le mani il numero 21 Fuzzigulam, e il pallone viene dato al numero 19 Maximovic. Da Maximovic si va da Ruiz, vabbè, Ruiz, il pallone viene preso da Khalil Koulibaly, ancora il pallone da Fuzzigulam, il pallone torna indietro dal numero 8 Ruiz, ancora il pallone in mezzo, non ci arriva proprio il giocatore del Napoli, Onas, il pallone lo porta via Paquetà, ancora il fallo è su giocatore del Napoli, Onas, rivediamo se l'arbitro è d'accordo, no, non c'è stato segnato fallo, sembrava la nostra postazione di fallo, e invece la partita sta continuando in un buon verso, vedremo poi cosa succederà in questa partita. Intanto il pallone è stato saltato, Ignazio Abate, il pallone in mezzo, non arriva il pallone per il tiro di Onas, era un tiro perfetto per Milik, non riuscì a prendere la testa, poi lo recupera subito Onas, una stira, ma para Donnarumma, veramente Donnarumma ha parato molto molto bene questa partita, veramente ha fatto cose. Qui siamo all'82esimo e 30 secondi, mancano 8 minuti e 40 8 minuti e 20 secondi alla fine della partita, più eventuale recupero, forse darà un minuto, quanto sarà il minuto di recupero, il pallone per Patrick Cutrone che non ci arriva, allora il pallone viene recuperato da Fabian Ruiz, allora Fabian Ruiz deve darlo un compagno, dai il pallone a Piero Zielinski, il pallone che viene dato al numero 11 Fuzzigulam da Mertens,
la pallone era per Milik, Arkadiusz Milik che sbaglia ancora, Arkadiusz Milik non riesce a recuperare il pallone e allora però poi sbaglia anche il Milan, le dà a Ruiz, poi sbaglia Fabian Ruiz e dà il pallone a Patrick Cutrone che è in posizione regolare ma poi lo recupera grande Maximovic che poi dà il pallone a Kalidou Koulibaly. E allora è una partita interessante, gentili ascoltatori. Il pallone in mezzo di testa Dries Mertens. Allora, è bravo lui. Quindi c'è rimessa dal fondo per il Milan. Ci va Donnarumma. E allora è un folto pubblico quello questa sera allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. E allora è un qualcosa di veramente interessante. Stiamo seguendo la partita molto molto bene. Vedremo poi che cosa succede di più. Vedremo tutti quelli che poi saranno collegati per l'ultimo giorno di mercato. Intanto c'è stato il fuori gioco di che sì, intanto vi ricordo il 31 saremo in diretta su Spreaker, avremo dirette Facebook, avremo oltre alle dirette Facebook avremo Twitter, dirette scritte, Instagram, le storie, oltre alle storie avremo anche le foto, i foto racconti dove racconteremo metteremo la foto e racconteremo il colpo del mom nel mercato forse ha visto, ha toccato forse con la mano e perciò ha fischiato, non era fuori gioco, è uscito Paquetà ed è entrato Rodriguez, il numero 68 Rodriguez. Intanto mancano 5 minuti e 30 secondi alla fine della partita Milan e Napoli, il pallone va al numero 7 Kayekon che anche lui è entrato in campo, Kayekon che ha sostituito Lorenzo Insigne. E allora vediamo il pallone dato a Fuzzigulam che poi sbaglia, recupera che sì. Allora il Milan deve liberarsi del pallone Bakayoko e allora serve un compagno, c'è Kalidou Koulibaly, segna, serve Abate contro Kalidou Koulibaly, deve darla per un compagno, dall'altra parte c'è Laxalt, ancora Laxalt, vediamo, viene fermato da regolarmente dal giocatore appena entrato Kaikon, poi che non è stato fallo, allora riparte subito e il Napoli c'è con Onas, vediamo Onas, intanto è uscito Malquit ed è entrato Kayekon, quindi ricordiamo il cambio, quindi non il cambio. Allora è una qualcosa di interessante veramente questa partita, però a pochi giorni di distanza fa una fatica tutte e due, però si è riuscito a entrare molto bene il Milan a questa partita, gentili radio ascoltatori. Vedremo che cosa succederà negli ultimi minuti di questa partita. E allora vedremo che cosa riuscirà a fare il Napoli. Vedremo adesso 87esimo e 30. C'è il pallone, lo ha recuperato Onas. Ancora il pallone va per il numero 7 Kayekon. Poi a Fabian Ruiz, ancora si va dall'altra parte, se ci mette in mezzo anche l'arbitro, lo recupera subito il pallone il Napoli con Fabian Ruiz, dà il pallone a Maximovic, ancora il pallone per Fuzzigulam, ancora Gulam, il pallone in mezzo, Abate sbaglia, però recupera sempre il Napoli, c'è il Lorenzo Insigne,
Sembrava che è uscito Lorenzo Insigne al posto di Entrato Caicon, invece è uscito Malquit, lo ricordiamo, è uscito Malquit ed è entrato il giocatore del Napoli, Caicon. Malquit è molto bravo, ha giocato molto bene, vediamolo, il pallone ha tirato molto molto in alto, fra 30 secondi entriamo negli ultimi minuti di gioco, il pallone nell'ultimo minuto di gioco, poi più eventuale che per sabato il calcio d'angolo in questo istante, poi va tutto fuori, il pallone è recuperato da Lorenzo Insigne, poi va il pallone a Caicon deve dare il pallone proprio al numero 11, Onas corre sulla fascia sinistra, Onas ancora un pallone interessante, vediamo che cosa succederà adesso. La pallocella rimessa laterale in favore del Napoli, già battuto in questi istanti mentre nell'ultimo minuto di gioco di tempo regolamentare, mancano 50 secondi alla fine della partita, allora il pallone il numero 8, il pallone va per il numero 11 Onas, poi il pallone che va all'indietro per Caicon va da Koulibaly, ancora Koulibaly, dai il pallone di Dries Mertens, Fuzzi Gulam deve tornare indietro di Dries Mertens da Pieter Zielinski da Dries Mertens, ancora Dries Mertens, il pallone in mezzo, non ci arriva il giocatore del, ci arriva mi sa, no, è calcio d'angolo, quindi sì, è calcio d'angolo in fuori del Napoli, abbiamo visto che non c'era arrivato il numero il numero 14 Dries Mertens, e allora c'è calcio angolo in fuori del Napoli. Il Napoli dovrebbe recuperare adesso a metà del 90esimo minuto. Vediamo quanti minuti di recupero darà l'arbitro. Ancora il pallone Onas, dà il pallone a Koulibaly, poi il pallone a Fabian Ruiz. Vediamo ancora quanti minuti di recupero vengono dati dall'arbitro. Sono 4 minuti di recupero che sono iniziati a 30 secondi. Intanto c'è il recupero del Milan con Patrick Cutrone che dà il pallone a Bakayoko. Ancora il pallone in mezzo, era per Cutrone, c'è rimessa con le mani fuori del Milan. Intanto stiamo assistendo alla disfatta del Napoli, ma la bella giocata del Milan, allora veramente è un qualcosa di interessante. Allora, vedremo un qualcosa di interessante. Vediamo adesso cosa succederà, gentissimi radioascoltatori. È una partita molto interessante. Il battuto la rimessa ancora per il Milan, poi c'è ancora c'è il mistero per il Napoli, mancano 2 minuti alla fine della partita, sta più avvicinando il sogno delle semifinali per il Milan, l'anno scorso è arrivata fino alla finale, finale. Allora vedremo poi chi si ritroverà, il Milan praticamente, vediamo. E allora intanto se lo vuole giocare alla grande il Napoli adesso, perché vuole almeno un gol, però non riesce. Intanto battuto, l'hai messo con le mani il pallone per Fabian Ruiz e il pallone, siamo agli ultimi mancano 10 secondi e poi inizia gli ultimi 60 secondi del match, il pallone per il numero 20, il pallone messo da
il numero di Azilis che era per Insigne. Intanto intanto ricordo proprio le semifinali che si potranno giocare alla grande. La prima è allora, se vince il Milan che passa, mancano 30 secondi ormai alla fine della partita. Se vince il Milan va in semifinale, poi la vincente tra Lazio e Inter andrà a affrontare il Milan, poi la vincente tra Fiorentina e Roma o tra Juventus e Atalanta sfideranno nella semifinale. Quindi se vedremo domani quale saranno già la prima semifinale, o Fiorentina Juventus o Fiorentina Atalanta o Roma Juventus o Roma Atalanta. Vedremo. Adesso intanto l'arbitro che è Giacomelli dice che può bastare. Il Milan batte per due reti a zero proprio il Napoli. E allora è una partita stata interessante, una partita complicata. E allora vediamo, adesso è stato tanto questa partita. Intanto si è visto un grandissimo Milan che ha vinto per due reti a zero. Ha segnato Piatek prima su assist di Laxalt, poi di Paquetà. Però veramente un Napoli questa sera non c'è stato. Si ammassica nervosamente la gomma Carlo Ancelotti. Noi saremo anche ancora per pochi minuti perché poi ci saluteremo. Allora, una partita veramente interessante è stata questa di questa sera. Veramente abbiamo assistito a una partita interessante. Milan, prima semifinalista di questa Coppa Italia, che precedentemente ha battuto il Sampdoria 2-0, mentre il Napoli ha battuto 2-0 il Sassuolo. Sono incontrate, ha vinto il Milan per due reti a 0. Quindi è veramente una partita molto interessante. Grande Piatek, Piontek, veramente bravo, due gol, veramente fa paura Piontek. Piontek fa paura, amici. Piontek bravo, però devo dire che il Napoli veramente non ha fatto un granché questa sera. Forse lasciamo un po' trasportare dal campionato, non si sa, perché il Napoli si lascia sempre trasportare dal campionato. No, il Napoli vedremo cosa farà in Europa League, però dobbiamo attenderemo qualcosina di più nel frattempo. Per quanto riguarda la Coppa Italia, una Coppa Italia straordinaria, vede sempre più tante squadre. Il Milan, per il secondo anno consecutivo conquista le semifinali, conquista quindi grande Milan, veramente. Allora è una partita interessante. Allora è una sono partite molto interessanti, sono state partite molto interessanti. La semifinale è stata contro la Lazio. Praticamente è stato 0-0 e poi ha vinto 5-4 ai calci di rigore contro la Lazio. Quindi contro la Lazio è il precedentemente se precedentemente i quarti di finale erano stati Lazio-Fiorentina lo scorso anno, vinta per 1-0 dalla Lazio, Milan-Inter vinta al Milan 1-0, Napoli che è stato battuto 1 dall'Atalanta, 2-0 ha vinto la Juventus sul Torino l'anno scorso. Quest'anno ancora non sono disputati, però prima partita per il grande giocatore disputata da titolare per Piontek, veramente ha fatto un qualcosa di straordinario, qualcosa di veramente bello. Gentili ascoltatori, all'inizio del campionato dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro è tutto. Ogni Econo vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima per la prossima partita. Vi ricordo che il Milan ha battuto per due reti a zero il Napoli con due reti di Piontek. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato.
Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre, ma sempre Radio Inizia il Campionato.